Questa mattina siamo venuti qui in zona Rio Vivo, vedete qui ci sono tante belle cose, tante belle zone che potrebbero anche essere meglio, con la commissione della quarta commissione dei lavori pubblici del Comune di Termoli, che è presieduta dal consigliere Bruno Farracci, ma ci sono anche altri consiglieri che fanno parte di questa commissione, la signora De Caro e poi Francesco Rinaldi. Allora, siamo venuti qui per parlare, per vedere un po' la situazione che avete illustrato anche agli altri colleghi della vostra commissione che erano in videoconferenza al Comune di Termoli, perché è una situazione che offre dei lati chiari e scuri, cioè ci sono dei lati che potrebbero sicuramente essere anche migliorati perché sono già buoni, però dei lati che sono davvero incredibili. Parliamo dei canali consortili. Canali consortili, Bruno. La carreggiata, parliamo anche per un discorso di insetti per quanto riguarda anche vipere, topi, insomma diciamo che veramente la sicurezza qua viene messa a dura prova. Diciamo che ci servirebbe una bonifica più frequente, sì, probabilmente. Sì, da come è stata visionata qualche mese fa era stata fatta, però comunque l'erba poi in estate maggiormente va a ricrescere, quindi dovrebbe essere fatta più volte, penso in tot tempo, appunto per evitare questa situazione diciamo incresciosa come abbiamo visto. Però oggi. Io adesso alle vostre spalle, sì. Il consigliere De Caro, proprio alle sue spalle, intanto parlo con lei, c'è un canale che va diritto a finire in mare e si vede anche, sì, il panorama della nave che sta passando in questo momento, che mi sembra perfettamente, ci sono anche, abbiamo visto anche dei pesci dentro, ci sono delle oche che fanno il loro, ecco, ma come si può spiegare che qui c'è questo canale bello pulito che può anche andare, potrebbe anche essere migliorato, ma può andare anche così. Mentre a 2 metri, 3 metri distanti c'è una cosa che non si può neanche vedere. Insomma. Allora, una giustificazione c'è ed è legata alla gestione di questi canali. Alcuni sono gestiti dal consorzio industriale, altri invece sono gestiti dal consorzio di bonifica. E ci siamo resi conto in concorso con questo sopralluogo che in effetti i canali gestiti dal consorzio industriale sono mantenuti in maniera precisa. Poi ci sono stati degli interventi come ad esempio il guardrail che qui vediamo in legno. Intanto lo faccio vedere, dato, sì, che può continuare a parlare quello, sì, che... Quindi che comunque danno sicuramente un po' di sicurezza in zona, però allo stesso tempo possiamo guardare e vedere tutti quanti il dislivello che è presente sul manto stradale, che ovviamente crea nocumento per la sicurezza, quindi... pubblica. Quindi sono, sì, c'è una serie di problematiche che vanno sicuramente affrontate, gestite dal comune direttamente qualora il consorzio non interviene. E penso che ora i nostri consiglieri di maggioranza si renderanno attivi, insomma, per poter diffidare sia questi consorzi che rappresentare poi la situazione al prefetto e agli organi competenti. Se volessimo fare una battuta, ci sono canali controllati e bonificati e canali che non sono per, esatto, niente controllati. Insomma, esatto, cioè. Francesco Rinaldi, allora tu sei uno dei promotori di queste uscite in strada delle commissioni, perché già altre volte ti abbiamo seguito in altre situazioni. Sì, che cosa allora, ci puoi dire? Beh, intanto ringrazio tutta la Commissione dei Lavori Pubblici con i suoi componenti, abbiamo fatto questo sopralluogo sia fisicamente che in videoconferenza, molto innovativa, per studiare e farci vedere con mano com'è lo stato dei canali a Rio Vivo Marinelle, che non sono di gestione del comune, se fossero state del comune certamente sarebbero stati con manutenzione regolare, e purtroppo sono di due enti, consorzio industriale e consorzio di bonifica. Il consorzio industriale, che è il canale che vedete alle mie spalle, ha eseguito regolari manutenzioni sia sulla parte della superficie dell'acqua che sul bacino, e sfalcia regolarmente anche gli arenili, mentre il consorzio di bonifica, che ha la proprietà dei piccoli canali paralleli alla strada di via Rio Vivo,
e anche questo perpendicolare, purtroppo per problematiche tecniche, logistiche o di bilancio, non lo sappiamo, è da capire, non fa queste manutenzioni che sono obbligatorie da legge. Ironia della sorte, non è proprio di bonifica, insomma, sta esatto. cosa. Allora, la commissione, qual è lo scopo di questa commissione? Stimolare l'ente consorzio di bonifica e tutti gli enti preposti, come ha anticipato la consigliera De Caro e il consigliere Fralaccio, per stimolare anche gli organi di sicurezza tipo la prefettura affinché intervengano urgentemente su queste manutenzioni dovute. Io credo che fino a 10 anni fa il consorzio di bonifica faceva le sue manutenzioni sui suoi canali, ripeto, quelli paralleli alla strada di Via Rio Vivo regolarmente. Purtroppo ci troviamo da 2 anni a questa parte che fa pressoché nulla. È spiacevole perché questo si chiama Lungomare Sud e l'ingresso è qui. E io lo voglio dire, noi dobbiamo cercare di rendere questa città sostenibile e per renderla sostenibile occorre anche la manutenzione. La manutenzione non solo del comune di Termoli in sé per sé come ente, ma anche di tutti quegli enti che ricadono nel comune di Termoli dovrebbero fare il proprio lavoro. Ringrazio tutti ancora. Sembra di aver capito che comunque anche parlando con i vostri colleghi in comune c'è stato preso atto di una situazione che bisogna far subito presente a chi sì, di dovere, sì, mi sembra di capire. Come ti ho accennato prima, riferirò subito al sindaco della situazione in modo che possa adempiere, possa muovere per poter opporre rimedio a questa situazione che oggi in effetti insomma è alquanto forte. Bene, ringraziamo i componenti della quarta commissione dei lavori pubblici con il presidente Fraraccio, la consigliere De Caro e il consigliere Rinaldi e buon lavoro per quanto avete appena sostenuto. E buon lavoro anche a te, Emilio. Grazie. Grazie.